Benissimo, altra tappa del Tour di Conte qui in Campania e siamo a Napoli, quartiere Bagnoli, siamo a Bagnoli. Bene, ovviamente qui possiamo vedere tante persone, tanta gente. Conte ha fatto il suo intervento a Bolla, abbiamo sentito bene l'importanza di uscire da una logica di voto parentale. Quando si vota nelle amministrative è fondamentale votare un progetto politico. Ricordiamo benissimo e sempre che Conte è riuscito finalmente a far alzare la testa all'Italia in Europa. Sono riusciti i suoi sforzi a far avere 209 miliardi, cifra mai avuta in Italia dall'Europa. 209 miliardi, questi 209 miliardi poi dovranno essere distribuiti sui territori. La distribuzione avviene appunto attraverso proprio l'opere comunale, attraverso l'azione comunale. E allora è fondamentale ancora di più quello che dicevamo prima, votare un progetto politico, votare persone con le mani pulite, votare persone che possono realizzare i progetti. Bene, ora ci incammineremo piano piano attraverso ovviamente tanta gente, ma cercheremo anche di cogliere alcune parole del presidente Conte e magari se riusciamo anche a incontrare qualche altro portavoce, io cercherò di fermarmi per ascoltare anche le sue parole in questo momento importante per la città di Napoli. Ecco un altro candidato al comune di Napoli. Eccolo. Salve. Ecco, presentati. Salve, sono Oscar Di Maio. Candidato al consiglio comunale e alla nona municipalità. E speriamo di portare idee nuove nelle amministrazioni, sia quelle di quartiere che quella della città. Noi ci crediamo ancora, con l'onestà di sempre si può fare. Grazie Oscar, sei una colonna portante in realtà del movimento qui a Napoli. Ecco. Il nostro senatore, grazie di essere venuto. Vergogna! 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 Vergogna!
Una missione che va al di là dei destini personali, che non ha nulla a che vedere col tornaconto personale. Il Movimento 5 Stelle, sapete perché è nato per rivoluzionare la politica italiana, è nato per contrastare caste, privilegi, per lavorare per il popolo, per voi. Abbiamo dimostrato coi fatti, nel periodo più duro del nostro paese, che ha attraversato il nostro paese dal secondo dopoguerra oggi. Abbiamo dimostrato che noi lavoriamo per voi. Abbiamo dimostrato di costruire, quando tutti ci dicevano che non si poteva toccare nulla, non si poteva fare un euro di deficit perché parlavamo solo di sprechi. Ricordate prima della pandemia? Abbiamo fatto manovre in deficit assumendoci una grande responsabilità di fronte a voi, all'Europa, al mondo intero. Abbiamo segnato una strada e ci hanno seguito. Hanno dovuto copiare il nostro modello. Affrontare una pandemia senza costruire una diga, un uragano senza una diga, ti sfracelli completamente. Di qui sono nate le nostre manovre in deficit, di qui sono nati oltre 100 miliardi tra sgravi e aiuti sussidiari, di qui sono nate oltre 30 miliardi per ammortizzatori vari, di qui sono nate però anche le misure per migliorare il paese. Abbiamo dimostrato che quando lavori per il popolo, non per gli amici imprenditori, non per... Bravo, Presidente! Bravo! Hai un compito di responsabilità e allora hai la possibilità per lavorare per quello che andava fatto da tanto tempo e non è stato fatto. Allora, abbiamo investito durante la pandemia sulla scuola, come mai è stato fatto. Abbiamo iniziato... Grazie! Posti da ricercatore, diciamo sempre dei giovani, che vanno all'estero, abbiamo aumentato i posti da ricercatore come mai prima è stato fatto, lo ricordo, anche perché qui una grande mano l'ha data Gaetano Manfredi. Noi, questo per dire che oggi ci presentiamo a Napoli con un progetto che non è un progetto studiato tavolino per prendere voti, non è un progetto per sedersi nelle poltrone che contano in questa città, è un progetto che nasce con gente, persone che conosciamo, sono stati compagni di viaggio, sono stati con noi nel periodo più duro e oggi hanno tutte le carte in regola per governare questa città. Bravo Presidente! Io ci ho messo la faccia. Vi ricordate il patto per Napoli? Abbiamo detto le cose come stavano. Gaetano Manfredi, dobbiamo dirle queste cose. È una persona seria. Mi ha chiamato, io spingevo perché si candidasse. Spingevo col Movimento 5 Stelle perché avevo individuato in lui la persona competente, seria, responsabile che può dare un futuro a Napoli. Non voglio prendere in giro il popolo napoletano.
E ho detto, ma se noi ragioniamo così, Napoli va a scatafascio. La precedente amministrazione non è che ha fatto il debito, però non l'ha contenuto in ordine, non l'ha tenuto in ordine i conti. Allora, amici, è nato il patto per Napoli. Abbiamo lavorato, abbiamo iniziato a raccogliere finanziamenti, abbiamo coinvolto anche gli altri amici di viaggio, compagni di viaggio, e nasce quindi questo lancio, fatto per Napoli, nasce un progetto preciso. Napoli ha bisogno di un grande sostegno e per questo anche con le altre forze politiche, da soli non si va da nessuna parte. Qui dobbiamo intervenire con strumenti normativi eccezionali. A quando vengono le altre forze politiche a chiedere voti, voi dite, ma perché non partecipate anche a voi al patto per Napoli? Perché sennò poi continuiamo a mettere queste X in modo distratto e poi diciamo sempre che è colpa degli altri. Assumiamoci le nostre responsabilità. Benissimo, grandioso, e come sempre Giuseppe Conte riesce a parlare alla gente, perché quello che c'ha nel cuore quello lo esprime attraverso la parola. Ecco, io direi di salutarci, ci vediamo tra qualche ora. Questo è ciò in cui crediamo, questo è ciò che siamo.